Buongiorno a tutti, ringrazio Alberto per il caloroso benvenuto che ci ha riservato. Allora niente, io mi chiamo Enzo Patrone, come quasi tutti credo mi conoscano nell'ambito dei giovani. Sono coordinatore appunto del movimento Giovani Padani dell'Alta Langa. Il nostro è un gruppo, come diceva Alberto, molto numeroso e io oserei dire prima di tutto che è un gruppo di amici, perché siamo prima di tutto amici e quindi accomunati da un forte attaccamento alla nostra terra, alle nostre tradizioni. È un gruppo che io oserei definire itinerante. Itinerante perché raggruppa, sono circa 50 giovani, e è un gruppo appunto molto numeroso e questi giovani provengono un po' da tutti quelli che sono i paesi dell'Alta Langa. La nostra è una terra che si articola, per chi di voi non lo sapesse, sulla Valle Bormida, la Val Luzzone e la Valle Belvo. Sono tanti piccoli paesini. E beh, il nostro gruppo per ogni di questi piccoli paesini ha 4-5 giovani e tutti insieme ci uniamo e partecipiamo ai gazebi, alle campagne elettorali, facciamo attività sul territorio. E io passerei dunque all'esposizione dell'ordine del giorno che ho portato. Beh, la nostra è una terra, l'Alta Langa, molto, come dimensione molto estesa, rappresenta una buona percentuale del territorio della provincia di Cuneo. Sul nostro territorio ci sono una serie di piccole realtà aziendali che vanno dal settore agricolo al settore dell'artigianato, del terziario. Sono piccole realtà perché per quanto riguarda per esempio le aziende che ritroviamo nel cuneese, nell'albese, che contano magari centinaia di dipendenti. Nel nostro caso invece le aziende hanno magari solo 20-30 dipendenti, ma nella realtà sono veramente molto importanti, perché quei 20 dipendenti sono 20 famiglie, 20 posti di lavoro che offrono e quindi 20 persone che decidono di restare sulla nostra terra e quindi di non abbandonare la nostra Langa. Beh, io voglio portare il problema inerente alla viabilità. È un problema molto, molto grave che noi abbiamo, sono le strade. Le strade, soprattutto in questo periodo, e nella prova oggi stesso per venire su, sono ghiacciate, è un periodo veramente brutto l'inverno, sono strade molto tortuose che, se vogliamo, vengono utilizzate per fare gare di rally, non a caso per questo scopo. Beh, noi chiediamo alla presente assemblea, nella fattispecie al sottosegretario degli interni Michelino Davico, un impegno del governo nella realizzazione di un'opera che noi riteniamo sia fondamentale per la nostra terra e per il futuro, per garantire un futuro alla Langa. Beh, quest'opera riguarda la viabilità, il tunnel che permette il collegamento stradale da Alba alla Valle Belvo, un primo tunnel, e poi dalla Valle Belvo alla Valle Bormida, dove si trova a Corte Emilia, un secondo tunnel. Secondo noi ci sono tre motivazioni principali per il quale la Langa non può restare senza questi tunnel. In primo luogo è quello relativo ai cittadini, alla popolazione. Adesso credo che voi tutti sappiate che il complesso ospedaliero di Alba verrà unificato con quello di Bra e spostato in un'unica sede a Verduno. Beh, per noi raggiungere Verduno in condizioni soprattutto invernali è veramente impossibile. Un'ambulanza che per un'urgenza deve raggiungere Verduno ci mette veramente un'eternità. E noi crediamo che la popolazione della Langa non possa non aver garantito il servizio sanitario. Nel senso che noi non possiamo recarci all'ospedale di Acqui, che magari è più vicino perché è rappresentato da un'altra provincia, quindi dobbiamo per forza recarci a Verduno, e Verduno per noi è veramente distante. Quindi diciamo che senza la viabilità è un servizio che viene a mancare per la popolazione. In secondo luogo parlerei appunto delle realtà aziendali. Le nostre aziende, questo è un periodo, tutti voi sapete, di recessione economica, nella quale quindi l'azienda fa fatica a sbarcare in un'area allora a fine anno. Beh, i costi che le nostre aziende sul territorio devono sostenere per la distribuzione dei propri prodotti sulle reti autostradali, sulle reti ferroviarie, quindi per raggiungere per esempio Cuneo piuttosto che Milano, Alessandria, sono veramente insostenibili, soprattutto in questo periodo. Le nostre aziende faticano a sostenere questi costi per consentire al proprio prodotto di arrivare sul mercato. E quindi noi riteniamo che un tunnel che consente in un qualche modo un'agevolazione nel collegamento con Alba e quindi poi con lo sbocco verso la pianura padana, verso Alessandria, verso Torino, sia fondamentale.
In terzo punto che io vorrei, che mi preme sottolineare, è quello inerente al turismo. La nostra è una terra molto bella da un punto di vista paesaggistico, è ricca di storia, ricca di tradizioni, anche un settore enogastronomico veramente importante che va dal vino piuttosto che il settore dei formaggi. E secondo noi, proprio per un discorso di viabilità, il flusso turistico si ferma più che altro ad Alba e resta nella zona di Alba. Nella realtà noi abbiamo moltissime zone che non hanno nulla a invidiare rispetto al turismo enogastronomico albese, ma proprio per il motivo della viabilità il turista non è invogliato a raggiungere Corte Emilia piuttosto che Brunetto o gli altri paesini che sono situati sulle colline. Quindi diciamo che riteniamo che per uno sviluppo importante economico della nostra terra e quindi per garantire un futuro i giovani che possono in qualche modo restare sulla nostra terra, non abbandonarla per andare a lavorare a Torino o ad Alba o a Cuneo, noi riteniamo che quest'opera sia veramente fondamentale e ora più che mai, siccome sono molti anni che si parla di questi famosi tunnel e non è mai stato fatto nulla prima, noi riteniamo che sia veramente importante prendere un impegno. E infatti lo chiediamo a Michelino Davico, in quanto esponente del governo, un impegno nella realizzazione, almeno in un inizio, di questo progetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.